al consueto appuntamento del mercoledì, di saluti a tutti. Stavo dicendo del venerdì, ma è nella mia mente quel venerdì delle 21:30 di TV Luna, ma che presto ci rivedrà su quei teleschermi. Alla mia destra, come sempre, Umberto Russo, il mio compagno di viaggio anche in questa avventura in radio. Ed ecco, il Buonasera. nostro ospite già si è fatto riconoscere perché ha il telefono acceso, ha squillato il dottor Aldo Maffucci, anche nostro ospite di Saluti a Tutti a TV Luna. Buonasera, dottore. Buonasera a tutti, saluto ai nostri conviviali. E soprattutto Siamo in ai diretta streaming e in diretta radio su Radio Amore Napoli, quindi abbiamo un sacco di amici Potete che ci seguono ogni settimana. e ci seguono anche sul nostro giornale online, saluti a tutti. Punto it, ci seguono dai nostri profili personali, insomma ci seguono dappertutto. Allora, oggi abbiamo deciso di ritrattare il tema di tutto quello che è l'apparato, diciamo, genitale maschile. Abbiamo uno specialista urologo che ci potrà dare, insomma, quello che in questo momento il quadro, il punto della situazione. Allora, intanto partiamo dal problema tanto sentito. Noi, come ben sapete, le nostre puntate, arrivano sempre dalle vostre segnalazioni. Più volte mi era stato scritto sia sul nostro giornale online, in posta privata, insomma, di qualche persona affetto dal problema dell'erezione, insomma, e quindi voleva qualche delucidazione. Abbiamo oggi a disposizione un urologo, un andrologo, che più di lui nessuno ci può delucidare sulla questione. Allora, dottore, partiamo dai problemi appunto erettivi dell'uomo. Diciamo che i problemi erettivi sono da inquadrare in un discorso più ampio, quello del disagio sessuale. Per cui, anche se la parte da leone la fa l'impotenza, quindi disturbi dell'erezione, la mancata rigidità peniena, ma molte volte si magnifica questo argomento perché è il disagio sessuale quello che predomina nella coppia. Per disagio sessuale significa che un rapporto sessuale con la propria partner non ha avuto un buon, come dire, fine. Noi per catalogare l'impotenza dobbiamo avere le idee ben chiare. Per impotenza si intende un deficit erettivo, cioè un'assenza di rigidità o una rigidità non tale da permettere un rapporto sessuale soddisfacente per ambedue i partner. E questo è, ripeto, un particolare aspetto di un disagio più ampio, quello della coppia, che può essere inquadrato in tanti altri aspetti, quali per esempio l'eiaculazione precoce, come anche la difficoltà ad avere un orgasmo, quindi un orgasmo addirittura rallentato o assente, l'incapacità di soddisfare il proprio partner, la propria partner. E questo è un disagio sessuale che a volte ha anche aspetti chimerici, intendendo chimerici quello che noi tendiamo ad avere come risultato, ma non è detto che quello che noi a cui tendiamo sia poi una cosa reale, un po' mistificato da quello che si riesce a trovare su tutto quello che i mass media e l'internet propone. E questa era la domanda che volevo fare a te, caro amico mio. Come al solito siamo sempre noi colpevoli. Oggi anche il sesso viene vissuto con questa caratteristica mentale nei mass media, internet e quant'altro. Sicuramente, sicuramente bisognerebbe partire già dall'età adolescenziale, bisognerebbe proprio iniziare dalla scuola con una giusta educazione sessuale, a mio avviso, che parte già dalla fase della pubertà fino poi a accompagnare il ragazzo magari con un'informazione giusta, con esperti. Io al dottore Maffucci volevo chiedere, si parla molto spesso tra giovani, meno giovani, ecco, lei accennava l'eiaculazione precoce. Come si può affrontare questo problema, dottore, sotto l'aspetto medico o più sotto l'aspetto psicologico? Diciamo che è un argomento enorme perché colpisce una categoria molto ampia di persone. O i ragazzi alle prime esperienze,
o persone che, soggetti che per varie vicende nella loro vita poi hanno avuto questo sintomo, che è un sintomo di eiaculazione precoce, non è una vera e propria, cioè non è una patologia, è un sintomo di qualcosa che sta alle spalle. Alle spalle che significa? Noi possiamo dividerla in due grandi capitoli, quella primaria e quella secondaria. La primaria è quella, tra virgolette, più pericolosa, quella più difficile da curare, quella che è ben integrata nel nostro computer di bordo, il nostro cervello. E questa è legata appunto al proprio assetto, proprio genico, proprio DNA, ed è più difficile da curare, più difficile da intercettare e più importante per le ricadute nel sociale e nel personale, chiaramente. Quindi non c'è una fascia d'età, diciamo, l'eiaculazione precoce colpisce, diciamo, l'uomo in qualsiasi età, cioè sia giovanile che un po' verso la... È chiaro che si è sempre detto che i ragazzi sono più precoci rispetto alla persona più matura, che gestisce con l'esperienza in modo più articolato il proprio rapporto sessuale. Ma è chiaro che nella norma, dal momento che l'esperienza, il testosterone a 1000 dei ragazzi è difficile da dominare appunto senza l'esperienza quella giusta. Parlavo di secondaria nelle persone un poco più avanti negli anni, ma già dopo i 30, i 40 anni già intendiamo questo. E quando siamo già alla secondaria, sì, già siamo, non siete più bambini, chiaramente, ragazzi. Purtroppo no. Purtroppo, ma chi lo sa, tante volte quando eravamo ragazzi pensavamo che era meglio essere più grandi. Sì, quindi poi quando si cresce si vuole ritornare bambini. Ogni fascia di età ha le sue grandi, grandi tragedie. Bene, quando è secondario, il più delle volte può essere un misto, primario e secondario, che viene slatentizzato da patologie accessorie. Una su tutte, per esempio, la benedetta, maledetta prostatite, che colpisce l'80% circa dei giovani, in questo caso ci rientrate sicuramente al di sotto dei 40 anni, che hanno appunto questa incidenza intorno a questa alta cifra, a due cifre, 80%, che appunto caratterizza questa popolazione. Insomma, una percentuale importante. Intanto cominciamo a dire come si diagnostica questa prostatite. Beh, a volte il primo sintomo può essere proprio l'eiaculazione precoce, perché ha tante sfaccettature. Può essere l'eiaculazione precoce, una diminuzione della libido, disturbi generici urinari, come la pressione quando si ha voglia di mingere, la difficoltà a gestire appunto l'atto di fare la pipì, e poi magari con altri sintomi più o meno sfumati, più o meno importanti, come dolenzia addominale, i quadrati bassi dell'addome, dolenzia perianale. Chiaramente sono tutti sintomi più o meno sfumati, e solo l'attenta anamnesi e il controllo clinico, quindi la visita dell'andrologo, può evidenziare questa patologia, che è subdola e si in modo cronico ci accompagna tutta la vita. Ci sono esami specifici nei quali... La visita è la cosa più importante. Poi, se il clinico lo ritiene opportuno, ci sono degli esami strumentali, vedi ecografia transrettale, vedi dosaggi ormonali o dosaggi microbiologici come urinocultura e soprattutto la spermiocultura. Insomma, ce n'è da fare, caro Umberto. Sì, sì, ce n'è da fare. Dottore, dov'è che finisce la competenza dell'urologo e inizia quella dell'andrologo? Beh, diciamo che questa barriera io non l'ho mai avuta, visto che sono sia urologo che andrologo. Diciamo che per quanto riguarda questi grossi capitoli, l'impotenza, deficit erettili e chiaramente l'altro capitolo che è l'infertilità, è totalmente di competenza dell'andrologo, ma fino a alcuni anni fa era l'urologo che gestiva, diciamo qualche decennio fa, gestiva tutto, non essendoci cultura né specialità a livello universitario che potesse dare una collocazione accademica anche. Quindi questa poi successivi branca. Studi scientifici hanno provato a questa... Anche l'emergere del problema ha fatto sì che questo venisse esaltato. Considerate che attualmente in Italia non esiste attualmente più la specialità di andrologia, che la specializzazione in andrologia è esistita fino agli anni 2000 e circa 15 anni fa, e perché era collocata all'unica sede a Pisa, gestita dal
professor Menghini Fabris, che poi per volontà delle società italiane più come dire, datate come l'endocrinologia e la stessa urologia, non hanno come dire, sommerso questa specialità che non ha avuto più sbocchi. Praticamente chi è specialista in andrologia in quella specialità non ha avuto propri compagni. E quindi oggi questa branca quando la si studia nella scuola di specializzazione di urologia? Ci si specializza in urologia e si ha un perfezionamento di per esempio di 6 mesi o un anno nelle vari master, nelle varie università, oppure nella stessa endocrinologia con un aspetto sempre andrologico, considerando che però l'andrologia da endocrinologo è solo una branca medica non chirurgica, mentre l'andrologia pur associata all'urologia, come nel mio caso, è un'andrologia chirurgica che può spaziare dalla clinica medica a tutta la chirurgia dei genitali. Oggi quando parliamo, come diceva lei, le problematiche di coppia, c'è un approccio diciamo multidisciplinare della materia, perché come insomma avevamo quando abbiamo iniziato la puntata, diceva, è un problema di coppia, quindi da lei non arriva soltanto il maschietto che ha problemi, ma arriva la coppia. Sì, il più delle volte arriva la coppia e molto spesso a chiamare per l'appuntamento è la partner, che sente questa esigenza della coppia proprio per l'affetto e l'amore che nutre per il proprio partner. Si crea questa problematica e quindi cerca di farla affrontare anche al proprio partner, come dire, consolidando in questo aspetto anche un rapporto che poteva avere anche un deterioramento se non veniva affrontato nelle migliori condizioni. E io dico sempre al paziente, quando viene accompagnato dalla propria moglie, dalla propria compagna, lei risolverà il problema sicuramente già in modo molto più realistico, o comunque già ha fatto dei passi importanti nel risolverlo venendo con sua moglie, perché è inutile affrontare questa problematica da solo, o almeno molto penalizzante affrontarla da solo, perché non effettuando quello che crede che il percorso è più a suo agio quando è da solo con il medico rispetto alla partner, si rompe un pochino quell'intimità che c'è tra il paziente e il medico. Questo all'inizio, adesso non c'è più questa è chiaro che ci sono tanti aspetti, giusto questa domanda, ci sono tanti aspetti, ci sono gli aspetti per esempio legati a una crisi latente della coppia, cioè che c'è un terzo incomodo, una terza persona nella coppia e magari si sa, si conosce o non si vuole conoscere, e in questo caso la partner femminile cerca di farlo emergere o comunque ha paura che ci possa essere. E più delle volte mi sono trovato in una situazione non incresciosa ma delicata, per cui ho dovuto comunque gestirla in modo molto diplomatico. In tema di mondiale. Il più delle volte comunque è anche giusto questo che lei mi ha chiesto, io faccio accomodare sempre nel momento della visita proprio fisica, quindi clinica, il paziente dopo aver fatto come dire una storia, un'anamnesi della moglie o la compagna fuori, in modo che se c'è qualche problematica legata non al rapporto con la propria partner ma legata al rapporto con l'altra partner eventuale, possa emergere il problema in modo più come dire evidente e trovare una soluzione che sia più mirata, perché magari con la propria partner stranamente consolidata il problema esiste in modo più soft, magari con l'altra partner il problema potrebbe esistere in modo molto più importante, data la non consuetudine, la non come dire sicurezza nel gestire il rapporto, magari perché è da poco che si è costruito questo nuovo rapporto. Insomma, è una materia molto particolare, anche molto sociale, vero dottore? Sì, infatti il risvolto è molto sociale, ecco perché questi farmaci che vengono comprati con molti sacrifici da persone che non hanno molte volte la possibilità neanche di fare altre cose più necessarie, tra virgolette, dovrebbero essere, come dire, parzialmente a carico dello Stato, perché un paziente che, un soggetto che è affetto da deficit erettile e comunque da un disagio sessuale, è un paziente che non lavora bene, che ha associato e sicuramente si associano come ricaduta altre patologie. Per cui nei dati in suo possesso clinici,
diciamo la fascia d'età dove comincia ad emergere il problema erettile dell'uomo, qual è su per giù? Ma diciamo che si è negli ultimi anni mutato totalmente questa fascia. Prima noi parlavamo di soggetti dai 50 anni in poi, teoricamente, perché già con problemi diciamo sessuali dai 50 a 60 anni, perché quella era la cultura di adesso posso andare perché sono già più avanti negli anni, ma adesso anche i giovani adesso, però mentalmente l'uomo è sempre attivo, diciamo, mentalmente è diverso il desiderio dal volerlo poi poter mettere in pratica, anzi c'è anche una doppia definizione del desiderio, cioè il desiderio che è legato a un fatto culturale, affettivo, di ricordi anamnestici, di piacevole situazioni con la partner, odori, chimica, visioni, e quindi è un desiderio che presente sempre, anche prima di morire. No, perché anni. Salvatore, sai, a volte capita, non è un luogo comune, che per strada si vede la persona anziana che guarda la ragazza di 20 anni e dice mamma mia, ma che bella ragazza. E tu dici la puoi solo guardare in quel caso. No, in effetti il desiderio c'è sempre. C'è il desiderio. Il desiderio c'è sempre ed è legato. Ed è legato mentale, no? Esatto, è un fatto sono mentale. Tre livelli. C'è il desiderio sempre, e quindi quello lo si ha a tutte le fasce d'età, dappertutto. Soprattutto dopo che già si è consolidato un'esperienza, soprattutto dopo appunto una consolidazione della propria esperienza, della propria esperienza sessuale. Poi c'è invece la libido, che è tutta un'altra cosa. La libido è quello che è il desiderio legato alla procreazione, è un fatto ancestrale che portiamo nel nostro DNA e che lega l'uomo alla procreazione e alla perpetuazione della specie. Quello cala quando ci sono problematiche sessuali, organiche, vedi prostatite, vedi deficit erettile, calo del testosterone, e quindi in quel caso parliamo di libido. Per cui quando un paziente riferisce io non ho più, cioè ho desiderio però non riesco ad avere un buon rapporto, bisogna indagare se ha desiderio solo culturale, affettivo, o è proprio cala la libido. La libido è quella che, soprattutto questo nei giovani o giovanissimi, porta ad essere come attratti dall'altro sesso senza quelle barriere affettive o sociali o come dire puntuali di quel momento, cioè anche in momenti che probabilmente non sarebbe il caso di affrontare quella problematica, la libido c'è e basta. Certo. Una delle domande che credo che le venga fatta spesso è insomma tutti questi farmaci, la famosa pillola blu e le altre che si sono succedute, oggi vengono utilizzate anche per migliorare la performance e quindi anche molti giovani si avvicinano a questo mondo. Io mi ricordo non mi va di dire il nome, insomma un personaggio famoso dello spettacolo, un nostro coetaneo, quarantenne, insomma, dicevo io lo utilizzo perché mi aiuta, mi migliora insomma la performance. È così, non è così? Lei ha aperto un fronte enorme, perché la gestione di questi farmaci è passata non del tutto fortunatamente, ma da una gestione medica specialistica a quella del amico del pianerottolo, del farmacista, dell'internet. Cioè diventa un po' un farmaco da banco. Ecco, ma la pericolosità di questi farmaci non è dato negli effetti collaterali, che solo in rari casi sono letali. I casi letali sono quando si associano terapie che sono incompatibili con l'assunzione di questi farmaci, oppure per esempio patologie cardiache che prevedono l'uso dei nitrati, cerotto, carbasil, oppure patologie invalidanti come la retinite pigmentosa, che è anch'essa fortunatamente molto rara e colpisce appunto gli occhi. Ma se vogliamo dire parlare solo di un aspetto potenzialmente molto negativo, è che se veramente c'è bisogno di una terapia farmacologica, se quella terapia farmacologica viene propinata senza un attento counseling, intendendo per counseling un buon discussione, condivisione terapeutica con il clinico, con il medico, viene assunta questa terapia in modo sbagliato, anche con una formulazione sbagliata, con un dosaggio sbagliato, certo. Sbagliato, con un farmaco sbagliato, e magari non
rischio di successo che uno si aspetta. Che cosa comporta? Che il paziente che già era depresso o potenzialmente depresso prima della terapia, non avendo avuto un vantaggio dalla terapia, pensa ineluttabilmente che questo comporta che lui è in una condizione disastrosa, irrecuperabile. Quindi mentalmente quindi si aprono dei fronti. Si abbandona ancora di più a se stesso e rientra, se voleva magari fuoriuscirne, rientra definitivamente in un tunnel psicologico molto più duro. Ma sulla questione del miglioramento della performance c'è o non c'è nei soggetti che non hanno bisogno? Ma in genere non c'è. Se un soggetto non ha problemi prima del... Non serve. Serve... Un fatto mentale che poi effettivamente è come una... Non dico come una droga, ma è comunque diventa... Certo, una dipendenza psicologica. Patologica. Non fisica, ma psicologica. Certo. Meno male non fisica. Quindi... Però psicologica. Io mi sento più tranquillo, do di più, se mezz'ora prima mi prendo la compressiva. Anche perché, ripeto, quel discorso dell'aspetto chimerico, cioè quello che uno si aspetta da questo, certo, è legato alle visioni di film porno, di televisivi o altre cose, certo, che fanno immaginare che tutti possiamo avere delle prestazioni. È la stessa cosa se tutti giocano a calcio e pensano di essere Messi, Maradona o Ronaldo. Però giusto per chiarire per chi ci segue da casa e non solo, la pillola blu non fa male, su questo siamo d'accordo. Come tutti i farmaci vengono usati per fare bene, quindi su questo non c'è dubbio. Tra l'altro la pillola blu è tra i farmaci meno con effetto collaterale che esiste al mondo, tale che l'hanno assunto e l'assumeranno milioni e milioni di persone. Come tutte le cose, il troppo storpia. Ma diciamo, il troppo storpia è l'uso non convenzionale, è come dire l'antibiotico fa male. Io penso proprio di no, però se io prendo l'antibiotico con una malattia, per esempio virale, da diagnosticata virale, e il paziente è defedato per tante cose, potrebbe non fargli bene, perché gli abbassa ancora di più le sue difese e lo butta ancora un po' più giù, se vogliamo usare termini un po' più pedestri, diciamo. Però il problema è la sicurezza del farmaco data dalla sua grande espansione. Il problema del Viagra è stato uno, ancora adesso il Viagra è il più potente ed è il più efficace e il meno effetti collaterali in assoluto. Chiaramente vive ancora il retaggio di un'esperienza di 20 anni, più di 20 anni fa, in cui fu proposto non ai medici di specialisti, ma fu proposto e, come dire, proiettato letteralmente sui giornali americani, sulle riviste, TV, tutto il mondo parlava di questo Viagra, per cui fu assunto senza il filtro specialistico, per cui hanno assunto il Viagra persone che non erano non in grado di assumere il Viagra di per sé, ma non erano in grado neanche di fare tre passi, di salire tre scalini, perché avevano l'asma cardiaca, per cui sono stati messi in condizione di avere dei rapporti a un certo livello con partner magari più giovani e quindi ci hanno lasciato le penne. È la stessa cosa di dire la Ferrari fa male, è una macchina ultra sicura, in mani esperte, però se cammini a 300 all'ora e c'hai il bambino che guida penso che ti vai a sbattere, sicuro è una pistola senza sicura. Insomma, oggi abbiamo fatto un bel percorso, eh? Sì. Siamo in chiusura, non lo so. Sì, siamo quasi in chiusura, dici. Beh, no, parola a te. Solo per un'altra piccola domanda al dottore Maffucci. Adesso invece è stato un attimino bypassato la pillola blu e si parla di questo famoso intervento che l'uomo ad una certa età si sottopone. Per le protesi vuole parlare? Sì. Beh, diciamo, le protesi ci sono due grandi... ci sta... Sfatiamo anche un po' di miti, no? Se, diciamo le verità. Beh, la protesi va impiantata. Io ho sentito cose assurde. La protesi, tutto, più delle volte, al 99% è una strada di non ritorno. Che significa? Che se effettivamente non c'è nessuna soluzione fisica, farmacologica, psicologica, sia orale, terapia orale che terapia topica, quindi con le famose siringhe che vengono infiltrazione peniene con i farmaci tipo prostaglandine, e allora effettivamente se il paziente viene ben informato
la spiaggia della protesi è una spiaggia da cui si può accedere tranquillamente, ma è chiaro che il paziente va informato che è una non ritorno, non è l'intervento di protesi una passeggiatina, perché si va a creare una situazione in cui il pene, se non si utilizza la protesi, non può essere più utilizzato in altro modo o con altri farmaci che magari poteva prima. Quando utilizzare la protesi? Abbiamo detto già quando non c'è più via percorribile con terapia farmacologica. Intanto, ma anche una domanda che mi veniva è questi interventi di prostatectomia totale, insomma, che arrivano, diciamo, mentre prima, diciamo, non lasciavano veramente nessuna possibilità. Oggi l'urologia ha fatto passi importanti, l'utilizzo della robotica, insomma, che lei, insomma, è un esperto anche della materia. Che percentuale, se possiamo dire una percentuale, anche con qualche dato che magari lei ha in mano, i pazienti che vengono poi prostatectomizzati e che poi hanno poi problemi successivi di erezione? Prima dell'intervento di nerve sparing, cioè risparmio delle terminazioni nervose, la prostatectomia radicale, era altissima la percentuale degli impotenti, più dell'80%. Madonna. Poi, piano piano, con le tecniche che ci ha insegnato il professore Pat Walsh a Baltimora, dove sono stato suo allievo, queste tecniche sono state, come dire, ben radicate nella cultura anche italiana e europea, e hanno permesso che questa percentuale si abbassasse a valori al di sotto del 50%. Attualmente, con le nuove tecnologie laparoscopiche e o robotica, ancora di più noi vediamo sempre di meno, quindi al di sotto, intorno al 30%, abbiamo una impotenza non risolvibile se non protesica. Però noi comunque abbiamo sempre la possibilità di cercare di prevenire questa impotenza preoperatoria, stimolando ancora di più, facendo una terapia preoperatoria e successivamente subito postoperatoria, che ha ridotto ancora di più l'incidenza di questa problematica. Adesso si attesta intorno al 20%. I nostri pazienti hanno questa problematica, però su queste 20% irrisolvibile, quindi solo con protesi, insomma, l'altro dipende, 80%. È chiaro che molto è legato all'operatore, operatore dipendente, patologia dipendente, perché la prima cosa che noi andiamo a intercettare è la salute del paziente, quindi certo. Prima fare tumor free, cioè libero da tumore, libero da tumore. Dopodiché si pensa alla qualità di vita, ma la prima certo. Cosa è la quantità. Certo. E insomma, siamo veramente addirittura d'arrivo, noi vi salutiamo. Umberto, vuoi aggiungere qualcosa? No, il tempo è volato. Il tempo è volato. La scorsa non ci sei stato, mi hai lasciato a me con l'ospite illustre come il dottore Manfuso. Sono stato, insomma, lontano dalla mia città, ma sono via etere, stavo con voi. Eri sicuramente in diretta con noi. Tra l'altro abbiamo ottenuto grandissimi risultati dalla nostra pagina, insomma, visualizzazioni molto molto importanti, possiamo dire che il brand Salute a Tutti on air comincia a funzionare. Allora, un saluto al dottor Aldo Maffucci, insomma, quando vuole anche qui a Net Napoli, Radio Amore Napoli, ci sono tante problematiche a casa sua, quindi possiamo sicuramente riaffrontare il tema, qualche altro tema qui in via etere, via web. Un saluto a voi tutti, noi ci vediamo come sempre mercoledì prossimo alle 18:30, puntuali qui su Net Napoli, su Radio Amore Napoli, e come vi dico sempre, salute a tutti.